Santa Claus è una figura leggendaria nota in tutto il mondo per consegnare regali ai bambini durante la notte di Natale. La storia di Santa Claus ha radici antiche e affonda le sue origini nel vescovo cristiano greco Nicola, nato in una ricca famiglia cristiana nell'Impero Romano d'Oriente. Nicholas fu nominato vescovo di Mira in giovane età e divenne rapidamente un difensore delle persone bisognose. Una delle storie più famose e iconiche riguarda l'atto di bontà di Santa Claus nei confronti di un padre che non poteva permettersi le dote per le sue tre figlie. Nicholas, in segreto, lasciò borse d'oro attraverso le finestre di casa della famiglia, salvando così le ragazze dal destino crudele della schiavitù. La storia prosegue con il periodo di persecuzione dei cristiani nell'impero nel 303 d.C., durante il quale Nicholas finì in prigione. Fu rilasciato quando l'imperatore successivo si convertì al cristianesimo. Nel corso dei secoli successivi, la fama di Nicholas crebbe e si diffuse in tutto il mondo cristiano, assumendo diverse forme e nomi nelle diverse lingue. Durante il XVII secolo, Santa Claus si trasferì in Nord America, anche se non senza difficoltà, poiché il continente era in gran parte colonizzato dai protestanti che non amavano i santi come Nicholas. Tuttavia, Nicholas si mimetizzò indossando abiti olandesi e sbarcò a Manhattan, dove fu adottato come protettore dalla comunità olandese. Con il passare del tempo, Santa Claus divenne una figura iconica anche negli Stati Uniti, soprattutto dopo che Coca-Cola lo reclutò nel 1931 per promuovere i propri prodotti durante le festività natalizie. Da allora, Santa Claus è diventato una figura universale associata alla gioia, alla generosità e alla magia del Natale. Santa Claus continua a distribuire regali a milioni di bambini in tutto il mondo, rappresentando un simbolo di speranza e felicità durante la stagione natalizia. La sua leggenda si è evoluta nel corso dei secoli, incorporando elementi di diverse culture e tradizioni, ma la sua missione di portare gioia e regali ai bambini è rimasta costante nel tempo.